Ragazzi, buonasera. Stasera facciamo gli hamburger. Eh sì, ogni tanto ci vuole anche un piatto fake, un piatto fat. Repetto? Certo, Facciamo gli buoni. hamburger. Hamburger, bistecchiera calda. Mettete gli hamburger, mettete la pancetta e mettete la cipollina. Da una parte prendete il pane e lo affettate già, perché dopo lo scaldiamo nella piastra, aprite le sottilette e fate le fettine di pomodoro, la vostra maionese fatta in casa e il ketchup. Dopo vi faccio vedere come viene. Questa è una figata da fare a casa. E una sera se avete un bel film da vedere, una roba diversa, una roba, invece di ordinare nei fast food che fa male. Questo almeno uno sa la carne, che è quella buona, e cucina, no? Cosa dite? Una bella birretta, una Coca-Cola E certo, e per si i fa la minorenni. serata, e si fa la serata, raga. E non è che sempre bisogna fare le cucine molto difficili. Vedete, la pancetta sta sudando, sta diventando croccante, gli hamburgerini li giriamo. L'hamburger deve essere cotto bene, raga, eh? L'hamburger deve essere cotto bene. Raga, in un'altra padella mettete il pane da hamburger a scaldare, così anche la sottiletta si squaglia, viene una roba buonissima. La scaldate così. Se avete il tostapane, anche nel tostapane potete mettere, o nella bistecchiera, ma nella bistecchiera adesso c'è già tanta roba, da me, per me devo farne no, 8 di hamburger, ne devo fare uno. Però è uguale, l'importante è che si scaldi bene e così viene buonissimo. L'hamburger da panico. La pancetta è quasi pronta, eh? L'hamburger, anche la cipolla, vedete? Vedete la cipolla? Si sta brustolendo. Buona. La brustolendo è partito. Mi insulteranno. Pelato. Un disastro. Fortuna che sei coach. L'hamburger è pronto, il pane è bello tostatino. E allora cosa facciamo? Cominciamo. Sottiletta, cipolla, non esageriamo con la cipolla perché dopo viene la fiatella, pomodoro, hamburger, maio fatto in casa, dovrei saperla fare ormai, è la mia maio fatta in casa, maio, ketchup, altra sottiletta e la nostra super porcata della pancetta croccante. Guardate che roba. Scusate, non c'è bisogno di andare Così. nel fast food per fare un capolavoro, anzi, è meglio non andare per fare un capolavoro. Alla prossima. Ciao, raga.